Salve gente, sono Jack di Catena Pisa, siamo su Fallout 4, nella modalità survival in beta, e ci stiamo dirigendo verso la confraternita d'acciaio, finalmente e definitivamente, per iniziare la relativa missione. Chissà, forse lì c'è un letto. Allora, nello scorso video ci siamo spostati al Drive-in Starlight, abbiamo capito che dobbiamo assumerlo come nuova base. E non possiamo rimanere a Sanctuary perché è troppo lontano, insomma, dal centro dell'azione del gioco, che è bene o male più vicino a Sanctuary Hills. Ecco qua ho un letto per dormire. Ok, questa è una cosa buona. Questa zona, muovendovi per così e poi salendo nel ponte che qua è crollato, cioè nel ponte, in questa autostrada, diciamo, qui c'ho un letto. Inoltre abbiamo anche un pochettino di cose per costruire. Cioè, insomma, più o meno. Vabbè, comunque. Problemi di insonnia? No, anzi no. Forse sarebbe meglio fare una dormita più lunga? Vabbè, no, andiamo così. Andiamo così. Continuiamo la nostra passeggiata verso la confraternita d'acciaio. Perciò dicevo, meglio spostarsi subito, il più possibile, al Drive-in Starlight. Insomma, non appena avrete finito di esplorare le zone intorno a Sanctuary Hills, ovviamente se ad esempio uno fa una seconda run e non gli va di riesplorare le varie zone, si può subito spingere più avanti. Io tra l'altro adesso diciamo che voglio mettere un po' alla prova la difficoltà di questa nuova modalità, perciò mi sto spingendo avanti senza livellare, senza potenziarmi. Ecco, lì c'è un altro punto interessante all'interno del quale si trovano un bel po' di cose e c'è anche un PC con collegato una cassaforte dal quale potrete bloccare la serratura della cassaforte e risbloccarla con la vostra abilità più e più volte in modo da ottenere punti esperienza gratis. Ecco, qua c'è la sequenza militare. Perfetto. Dai, possiamo staccarla. Allora, devo dire qualcosa, ma l'ho dimenticato. Cosa volevo dire? Non mi viene proprio in mente, sfortunatamente. Vabbè, pazienza. Eccoci qua, siamo molto vicini. Bene. Ecco il casino. Un bel po' di ghoul già l'altra volta l'abbiamo fatti saltare in aria. Abbiamo massacrati, perciò è come non detto. Ho una paura pazzesca. Oh, che volo. Oh, cazzo, 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 no, 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 no. Dannazione, dannazione. La mina sotto i piedi. Ah, ecco forse cosa stavo per dire. Che praticamente ho un livello che posso dare, ho un punto, un perk da inserire. Torniamo all'arrembaggio. Oh cazzo. Allora, un attimo, ragioniamo un secondo. Allora, prima mossa da fare. Mettiamo questo perk. Allora, vediamo un po'. Questa cosa non è tanto male, soprattutto in questa modalità in cui la rigenerazione dei PA sembra ancora peggiore. Vediamo un po' quali altre opzioni abbiamo.
Un'altra opzione sarebbe inserire questi perk, però magari conviene aspettare almeno fino al livello 17, per adesso tenersi i compagni che forse sono un po' meglio. Va bene, potenziamo la pistola, quindi prendiamo la 10 mm, adesso almeno fa un po' più male. Allora, quando trovate delle bestie, cercate sempre di eliminarle, perché... Cazzo, non faccio niente. Madonna. Perché è fondamentale avere, diciamo, la carne, no? Visto che abbiamo bisogno di cibo. Cazzo, se continua così, dovrò andare a tornare a prendere Cogsworth. Non posso controllare le condizioni di Cogsworth. Dai, crepa, crepa. Oh. Ok, meno male, meno male. Sì, ma le bestiacce però... Meno male che sono docili. Sì, ma queste avanti che muoiono. I bramini subiscono più danni nella pancia, nel petto. Allora, questo non dovrebbe vedermi. Cazzo, Cosworth. Da un'occhiata. Ma attaccalo. Maledizione, devi fare consumare. Prima a tirargli un colpo. Non guardarmi, che sono timido. Attenzione, non gli faccio niente, no! Vabbè, almeno Cosworth si sta dando da fare. Bravo, vai, vai, Cogsworth. Qua ci sono io, vedi? Dall'altra parte, dall'altra parte. Non ho mai visto un bramino leggendario. Dai, Cogsworth. Forza, un altro colpo. Bravo, ok. Vabbè, l'altro lo risparmiamo. Saliamo qua sopra. Un'altra cosa che ho notato, non so se forse però si trattava di una specie di glitch, è che sia i funghi luminosi che i funghi mentali, come cavolo si chiamano, si rigenerano molto più rapidamente. Ma però è pure che Cogsworth si ammacca cadendo di sotto, quindi meglio scendere. LOL. Tra l'altro questo è dove eravamo già stati, a prendere l'armatura atomica. Non mi sono accorto di essere arrivato qua. Ok. Beh, almeno da qui non dovrebbero spuntare altri ghoul, no? Visto che già li abbiamo eliminati. Ok, guarda qua. Va bene. Ma non l'avevo già disattivata questa trappola? Cioè, io non lo so. E meno male che c'era scritto che le zone si rigeneravano più lentamente. Allora, io ho paura di finire in un'altra trappola. È meglio camminare piano e controllare bene. Non voglio fare una fine di merda. Vabbè, raccogliamo. Poi diamo a Cogsworth in caso. Ok. Speriamo di trovare qualche arma potente. Lì c'è un ghoul che si muove rallentatore.
Speriamo che Cogsworth si teletrasporta qua sopra, se no mi spezzo le gambe. Dannazione, è meglio scendere. Vabbè, va, magari ormai raccogliamo il resto delle cose. Pazienza per i danni che subiremo. Vediamo un po'. Ah, ok, va bene. Maledizione, ci fosse una pistola buona, potente. Qua abbiamo però un belletto. Vediamo se Cogsworth si degna di apparire. Vai. Perfetto. L'ascolto. Allora, diamo a lui la robaccia inutile. Ah, questa al compensatore. Va bene. Almeno abbiamo trovato un piccolo potenziamento, insomma. Gamba sinistra bollito. Io ho questa 3-6, però è leggero, quindi è meglio. Non ho visto niente. Capiente. Ottima, ottima, ottima. Va bene. Braccio destro leggero saldato. Vediamo il mio braccio destro com'è. 1 e 3. Va bene. Facciamo queste sostituzioni. Questo è metallo, cavolo. Non ci avevo fatto caso, perfetto. Ok. I materiali glieli diamo tutti. Ah, ok. Cogsworth ha già fatto il pieno, perfetto. E che cavolo però. Dannazione. Ah, va bene. Equipaggiamo questa. Ecco qua. Poi, vestiario, questo e questo. Perfetto, adesso dovremmo essere un po' più protetti. Inoltre qua abbiamo un bel salvataggio. Ottimo. Va bene. Va bene. Vabbè, finiamo di raccogliere la roba, poi salviamo e raggiungiamo la confraternita d'acciaio. Da masticare. Allora, ah, già sono disidratato. Ok, ecco, Cogsworth ovviamente cade sempre di sotto, si ammacca un pochettino, tanto per cambiare. Di nuovo amici nelle vicinanze. Qua ci sono altri letti in ogni caso. Ma era birra o bottiglia di birra? No, bottiglia di birra. Ok, scendiamo. Vabbè, un piccolo pull, tranquillo. Sulle sue non è un problema. Allora, questi li devo prendere. Allora, dormiamo quindi. Ah, non posso dormire qua. E qua? Neanche. Vediamo, saremo sopra. Ok, qua posso dormire. Facciamo passare la notte e ci muoviamo avanti. Finalmente. Mi sono svegliato in anticipo. Cos'è successo? Wow.
Fully night sleep, quindi una notte completa di 8 ore. Io invece ho dormito solo 5 ore. Cosa cambia? Boh, vabbè, guarda queste cose col sonno, insomma, le dobbiamo capire un po'. Va bene, comunque. Super liscio. Ok. Coltello di plastica, non mi interessa. Steampack, vediamo se ha roba. No. Molto steampack. Va bene. Qui c'è un ghoul particolare. Si sblocca anche un obiettivo aprendo questa capsula. Ecco. Oh, posso fare un casino di colpi? Così, Cozor si diverte un mondo. Matita, un oggetto importante per creare siringhe. Temprato braccio destro, va bene. Era meglio se lo sparavo nel petto, volevo prenderlo nella testa. Ok. Siamo sempre più vicini. Questo cibo, una cassaforte. Ho sentito un rumore strano. Cazzo, mamma mia. Meno male, meno male, diavolo. Tra l'altro qua sopra mi sa che ci sono dei nemici, devo stare attento. Dannate trappole. Porca troia. Vabbè. Allora. Ok, un bel po' di munizioni. Sigarette e accendini, che sono ottime cose. Ok, andiamo sopra. Forse troveremo qualche ghoul. Niente. Niente. Ricca. Programma di pedaggio. Esplosione atomica nel frattempo. Va bene. Scuola crepata, Dix. Va bene, perfetto. E qui in genere da qui ci arrivavo da questo lato. Ci salivo. Eccolo qua, l'amico. Amicone. Oh. Cozort, fatti avanti, bravo, ecco, così. Bravo. Ok.
l'altro qui posso dormire di nuovo, ottima cosa. Insomma, qui intorno ci sono vari punti in cui potessi riposare, fortunatamente. Un attimo. Gamba destra in metallo, 7-3, ottima cosa. Ottima cosa. Abbandonato, forse? Difficile da dire. Oggigiorno la gente non conosce più il significato della parola abbandono. Oh mio Dio. Ok. Lattine di merda, ghiacciaio, steampack. Ok. Qua c'è una mina, ecco. Non voglio neanche avvicinarmi. Va bene. Abbiamo, insomma, completato. Guarda questo qui cosa aveva. Vediamo se qua c'è qualcos'altro. Vabbè, la pubblicità della corsa si trova in tutto il Commonwealth, questa pubblicità. Ops. Più in qua. Ok. Denaro. Vabbè, belle cose, belle cosette. Ok, siamo a 35, non possiamo prendere più niente. Non ci resta che dormire e raggiungere la confraternita, finalmente. E dopo magari buttiamo qualche lattina di merda. Vabbè, dormiamo in un sacco a pelo. Ok, ci siamo fatti una dormita. Però qui c'è ancora roba, ragazzi, quindi insomma, preferisco ancora controllare un altro pochettino. E anche se ho ripetuto per tutto il video che raggiungevo la confraternita, la raggiungeremo nel prossimo video. Saluti da Catena Pisa.